Oggi l'occasione dell'incontro è data dalla presentazione del libro di Franco Nasi, che ne parlerà con Daniele Petruccioli, che è nostro graditissimo ospite e invitato, e poi naturalmente ci aspettiamo che ci siano le domande, gli interventi di ciascuno di voi, che vi pregherei naturalmente, quando avete l'occasione, quando avete voglia di farlo, di indicarle subito in chat. Io mi limito semplicemente a dirvi che questo è appunto il quarto e il penultimo dei nostri aperitivi rimediati. Ci sarà un quinto aperitivo con il quale si concluderà l'iniziativa che abbiamo appena avviato quando presenteremo il libro di Angela Albanese, uscito nel 2020. Ma di questa sera ci occupiamo in particolare invece del libro di Franco Nasi. Franco Nasi, che ne parlerà con Daniele Petruccioli. Daniele Petruccioli, molti di voi lo conoscono, traduce dal portoghese, dal francese, dall'inglese, insegna traduzione dal portoghese e teoria della traduzione all'Università degli Studi Internazionali di Roma, ha tradotto autrici come Dulce Maria Cardoso, Will Self, ha vinto anche il premio Luciano Bianciardi nel 2010, ha pubblicato due saggi sulla traduzione. Il primo, Falsi d'autore, guida pratica per orientarsi nel mondo dei libri tradotti, sempre pubblicato da Quodlibet, che è lo stesso editore che ha pubblicato il libro e i libri di Franco, e seguito dalle pagine nere, appunti sulla traduzione dei romanzi La Lepre 2017. Va anche detto che Daniele Petruccioli ha tradotto Orwell 1984 e anche naturalmente la celeberrima Fattoria degli animali. Da ultimo voglio semplicemente segnalare che Daniele Petruccioli non è soltanto traduttore, non è soltanto docente di traduzione dal portoghese, ma è anche narratore, perché ha appena pubblicato un libro, un romanzo, La casa delle madri, che è tra i 12 finalisti del premio Strega, e quindi niente, è un piacere per noi averlo qui questa sera. Franco Nasi, che insegna teorie della traduzione e letteratura anglo-americana presso il nostro dipartimento, è già autore di vari libri sulla traduzione, ne cito soltanto alcuni: Traduzioni estreme 2015, Specchi comunicanti 2010, La melancolia del traduttore 2008, e insieme con Angela Albanese, L'artefice aggiunto, riflessioni sulla traduzione in Italia del 2009. Tradurre l'errore, laboratorio di pensiero critico e creativo, è la sua ultima fatica. Io non indugio più nella presentazione, voglio semplicemente offrire uno spunto iniziale per il dialogo tra Franco e Daniele, che è quello che ho colto nella lettura, uno dei tanti spunti che ho colto nella lettura del libro di Franco, che è la sollecitazione che Franco Nasi fa a tutti i traduttori, ma non solo, a andare nei limiti del possibile out of the box, quindi ad abbandonare rassicuranti schemi quando si tratta di mettere mano ad una traduzione. E in particolare mi piaceva cominciare di offrire come spunto per il dibattito ai nostri due invitati quel singolare omaggio a Shakespeare per i 400 anni della sua morte, in particolare la soluzione che Roger McGough, il poeta inglese a cui Franco è molto affezionato e a cui ha dedicato molti lavori nel corso della sua carriera, in cui appunto la soluzione adottata da McGough per tradurre Shakespeare, per celebrare Shakespeare, mi è sembrata davvero proprio un tipico caso di invenzione nella traduzione, nella ricostruzione di qualche cosa di inedito, insomma un esempio di trasgressione, che è quella pratica a cui Franco Nasi ci sollecita a fare nel corso della traduzione. Quindi io darei subito la parola a Daniele Petruccioli e poi naturalmente prego voi non di intervenire, ma di indicare, come ripeto, in chat quali sono
i vostri dubbi, le domande che vorrete porre e cercheremo di accoglierle nei limiti del possibile. Mille grazie e lascio la parola a Daniele Petruccioli. Grazie, grazie mille a Flavio Fiorani, grazie all'Università di Modena Reggio Emilia per avermi dato l'opportunità di parlare di una cosa di carta, come piace dire a me, che mi sta particolarmente a cuore, già nel titolo, perché tradurre l'errore, come dire, mette in crisi una serie di stereotipi che abbiamo, in cui incorriamo continuamente noi traduttori. A me piace definirmi un traduttore militante, ma qui lo siamo praticamente tutti, perché tutti facciamo della pratica della traduzione, mi pare, la base del nostro pensiero sulla traduzione. Ma visto che hai parlato di Shakespeare e della soluzione del paradosso, lo vogliamo chiamare così, di McGuff, proposto da Franco insieme a una serie di altri, naturalmente, le riscritture dei sonetti di Shakespeare, oggi per puro caso, mentre sono dovuto andare a 150 km da Roma per una questione burocratica, come spesso ci capita, e tornare indietro di corsa, e ascoltavo la radio, ascoltavo Fahrenheit, naturalmente, dove c'era Loredana Lipperini che intervistava un rapper che si chiama Amir, Amir Issa è il suo nome e cognome, ma è noto come Amir perché ha scritto un libro, e questo ragazzo che è cresciuto a Roma con un padre incarcerato e una madre in difficoltà e ha trovato in questa forma, chiamiamola di espressione, per non allontanarci più di tanto, una forma di riscatto, ho cominciato anche a scrivere libri, e diceva una cosa che mi ha fatto subito pensare a quello che dice Franco. Diceva, ho dovuto studiare per capire quello che stavo facendo e per poterlo fare meglio, e tanto ha detto una cosa bellissima, ha detto, non mi vergogno a dire che non sapevo cos'era un chiasmo, nella mia piccola e assolutamente circoscritta attività di docente, di solito la mia prolusione si riduce in questa frase: non vergognatevi mai a chiedere perché e a dire non lo so, vergognatevi di non chiedere perché. E quindi mi è piaciuto molto che questo ragazzo, la cui madre è semianalfabeta, peraltro, appunto, parlasse di questo, e diceva: sono stati i miei insegnanti a spiegarmi che stavo utilizzando una serie di figure retoriche, e per me era un modo di uscire dall'infanzia, e questo mi fa pensare, mi fa ricollegare in particolare alla traduzione di McGuff dei sonetti Shakespeare, perché McGuff è uno scrittore anche per l'infanzia, o comunque uno scrittore che in qualche modo scrive collegandosi a un modo infantile di esprimersi, che è legato, se non ricordo male, ho preso degli appunti, i sonetti Shakespeare sono il secondo capitolo, quello che si intitola Digital, correggimi se sbaglio Franco, Digital Dishumanities. Torneremo poi sul primo, che è molto interessante, è incentrato su una parola chiave che sottostà a tutto il libro, che è per l'appunto didattica. Ma intanto, visto che ci ha lanciato questo bell'amo, vorrei sapere da Franco quanta infanzia c'è qua dentro, quanto, non solo in questo libro, ma quanto nella tua attività di traduttore e di docente, gli artisti che traduci e che traduciamo, magari no per niente, ma se sì, quanto ti hanno insegnato a ricollegarti a un modo di pensare infantile, che sicuramente non so se sia out of the box, ma sicuramente non è in the box. Ma che domanda. Beh, McGuff è stato sicuramente importante come esercizio, ma anche come modello di scrittura e di sollecitazione, no? Proprio la creatività. Una creatività riflessa in un qualche modo, perché è talmente arguto, imprevedibile, che quando poi provi a tradurlo devi metterti in gioco completamente, e segui un po' i percorsi che fa lui, cioè quello appunto di vedere la realtà delle parole con l'ingenuità dei bambini, che credo sia fondamentale questo, in tutti i poeti è così, e lui lo è particolarmente, cioè rifiutando certi bagagli, certe convenzioni, poi i cliché, oppure rileggendo i cliché in un altro modo, da un altro punto di vista. E questo naturalmente poi nella traduzione ti obbliga a fare dei salti mortali. Per me è stato importante. Io, il primo libro che ho tradotto di McGuff risale al
direi 94, quindi sono 25 anni che traduco libri di poesia di questo autore, che voglio dire non è sicuramente Shakespeare, non è sicuramente Pound, non è sicuramente uno dei massimi poeti del Novecento, però è una miniera di sollecitazioni. Spiegare un po' che cos'è questo sonetto, giusto per dare un'idea anche a chi ci sta ascoltando di che cosa parliamo. McGough è il presidente della Poetry Society in Inghilterra, che aveva deciso di rendere un omaggio appunto per il 400° anniversario di Shakespeare, di offrirgli una raccolta di poesie scritte dai più importanti poeti inglesi che si rifacessero in un qualche modo appunto a Shakespeare. E tutti i vari poeti importantissimi hanno scritto un sonetto, un'ode, insomma una poesia a loro scelta. McGough doveva curare un po' questo lavoro e scrivere una specie di introduzione. Lui ovviamente, tutt'altro che un intellettuale, diciamo, accademico, eccetera, cosa ha fatto? Ha preso 14 versi incipitali di 14 sonetti diversi di Shakespeare, li ha assemblati e ha formato un nuovo sonetto, che però seguiva la struttura del sonetto tipica, no? Quindi con le rime messe in un certo modo. Io quando non avevo capito, perché non c'era scritta questa cosa, c'era semplicemente il sonetto, questo è il mio omaggio a Shakespeare, ho cominciato a leggere, dopo i primi due o tre mi ero insospettito un po', ma non mi era venuto subito immediatamente di cogliere che fossero citazioni di Shakespeare. Poi quando sono arrivato al quarto verso dico, ma no, questo mi suona un po' male, o un po' troppo bene, diciamo. Quindi dopo... Grazie anche al nostro Google Translate, al nostro Google, in un attimo ho trovato tutti i sonetti e ho capito il gioco. A quel punto ho detto, ma come si può tradurre questa roba, no? Perché sono tutte citazioni di Shakespeare che poi vengono ricostruite secondo lo schema di un nuovo sonetto, senza cambiare neanche una parola. No, un omaggio, diciamo così, alla Cristeva e all'idea che la letteratura sia un mosaico di citazioni. Questa era completamente una citazione, però con una struttura precisa. E quindi qui, appunto, in questo, non è il capitolo sulle digital humanities, ma su traduzioni collaborative, che è uno dei capitoli del libro. Collaborative perché? Perché io ho pensato, ma come faccio a tradurre questa roba qui, no? O come posso giocare con questa cosa? Perché poi c'è questo aspetto ludico, no? in questo atto del tradurre. Quindi ho preso alcune traduzioni di autori, da Serpieri a Perella, che avevano dato delle soluzioni diverse ai vari sonetti. Quindi ho ripreso i loro versi incipitali e ho provato a ricostruire questo sonetto, che naturalmente non funzionava per niente, perché non c'era in alcuni l'endecasillabo, non c'erano le rime, ovviamente. E poi ho limato un po' le cose in modo da ricostruire l'endecasillabo e ricostruire il sistema di rime. Non sono riuscito a fare il sonetto in senso preciso, però insomma ogni verso rima con qualcos'altro, mi sembrava già una buona approssimazione. La cosa curiosa di questo gioco, che potrebbe essere puramente un gioco concettuale, è che la poesia di fatto è una dichiarazione dell'impotenza del poeta a rendere omaggio a Shakespeare, ma fatto con le parole di Shakespeare. Quindi è un metatesto incredibile. Non so, adesso posso provare a leggere la traduzione, se volete, giusto per dare un'idea, ma è appunto un gioco, poi tutto... O da cosa trai questo tuo potere? O quanto tremo se scrivo di te? O come potrei dire il tuo valere? Addio, sei troppo prezioso per me. Se vivrai oltre il tempo mio migliore, chi potrà mai dire meglio del migliore? Quanto è penoso muover questi passi come onde che arrancano sui sassi. Mentono quei versi che prima ho scritto. Stanco del lavoro mi affretto a letto. Invoco ormai la morte tutto afflitto. Pianger non devi se la vita smetto. Ahimè, anima mia, povera e confusa, qual povertà produce la mia musa. È un'interferenza. Abbiamo ecco, quindi, un disturbo, ma avevi finito? Sì, l'ultimo verso, appunto, ahimè anima mia povera e confusa, qual povertà produce la mia musa, che è esattamente quello che non riesce a dire. In altre parole. Mi sembra,
mi sembra che raccolga nel modo migliore possibile l'invito becchettiano a fallire o a sbagliare, a to fail meglio, no? In qualche modo. E adesso io sono una persona disordinata e quindi non so se era nello stesso capitolo, ma quello che per me è il contrattare di questo modo di giocare e quindi di essere infantili con le parole, e che tu citi, visto che prima Flavio mi ha fatto l'onore di ricordare che sono tra i tantissimi ritraduttori di Orwell di quest'anno, perché quest'anno rientra nel dominio pubblico. Tu citi invece come diciamo esempio di lingua non creativa, o comunque agli antipodi della creatività, il newspeak, se non sbaglio usi la traduzione di Manferlotti, che è neolingua. Naturalmente adesso con le traduzioni di Derinoni, di Tommaso Vincio, insomma, abbiamo tantissime possibilità di scelta, ma questa è senz'altro, diciamo così, quella canonica. E, ed è interessante perché in mezzo c'è all'interno del come dire, dell'invito alla creatività, pur all'interno di una capacità di studio, una citazione che mi è particolarmente cara da lusitanista, perché tu citi il laboratorio di linguisti e traduttori voluto già negli anni 60, se non ricordo male, da Haroldo di Campos, che è il grande germanista e traduttore brasiliano che ha inventato la parola transcreazione, che oggi sta per traduzione pubblicitaria, ma che in realtà lui intendeva in tutt'altro modo. Ma vorrei fare un passo indietro e vorrei tornare un pochino all'incipit del tuo libro, perché c'è una cosa che ha particolarmente colpito me, e come in qualche maniera a quest'ora noi siamo anche abituati, perché nei nostri dibattiti lo facciamo spesso, lo diciamo spesso in qualche modo, che l'errore parla di pari passo con la creatività, è diciamo in questo consesso forse anche una banalità. Però non dobbiamo invece dimenticarci che in un consesso molto più ampio, anzi in un contesto molto più ampio, se vogliamo nella vulgata, invece l'errore è qualcosa che va, per così dire, corretta, scusate l'ovvietà, è comunque un fallo, un qualche cosa di sbagliato. Invece tu cominci subito, per l'appunto, in maniera subito ironica, con nel primo capitolo ci sono queste tre partes che io ho interpretato non so quanto giustamente come ironiche, e che per me sono la pars construens, la pars per contazionis, scusa, prima c'è la destruens, poi la per contazionis e poi la construens, più languoris, mi hanno suscitato delle domande che sono queste. La prima, quella delle matite rosse e blu, è chiedersi che cosa è sbagliato. Cioè, non è così semplice definirlo l'errore, e tu attraverso proprio l'incipit, diciamo, al di là della premessa del libro, almeno a me mi hai messo subito di fronte a un problema di minor facile soluzione di quanto non sembrerebbe. La seconda è che riguarda la didattica, che secondo me c'è tantissimo in questo libro, e vorrei, prima non ci sono riuscito ma adesso ci torno, vorrei che tu ne parlassi un po' sull'importanza per te della didattica come traduttore e della traduzione nella didattica, perché mi sembra che sia, e non è scontato, perché noi sappiamo che anche c'è un po' un conflitto in qualche modo che serpeggia sotterraneo, che secondo me invece è bene tirar fuori, tra chi la traduzione la fa e magari, come dire, snobba un po' chi la traduzione la pensa, e chi la traduzione la insegna e a volte snobba un po' chi la fa. Per fortuna tu non sei tra questi, perché sei una persona appunto che la fa e la pensa, oltre a insegnarla. E la terza, che mi sembra molto importante, o la terza e mezzo, la pars languoris, che per me è un punto fondamentale di qualunque lavoro intellettuale e creativo, è dove troviamo il piacere. Allora, io ho avuto un po' la sensazione che questo piacere fosse nel fare, appunto nel fare insieme, nell'idea del collettivo e in un'idea di didattica che non è chiaro come coniughi i verbi insegnare e imparare. Vorrei che un pochino ci dicessi che intenzione avevi, se innanzitutto
se ho colto nel segno o no nel fatto che comunque il confronto con gli studenti sia fondamentale per la formazione anche del docente, come mi è sembrato che tu volessi in qualche modo suggerire, e poi la relazione tra apprendimento, apprendistato e insegnamento, che a me sembra di vedere veramente continuamente serpeggiare attraverso il tuo libro, che tipo di ruolo ha nel libro in particolare, ma anche nel tuo fare, nella tua didattica, nella tua attività di insegnante e di traduttore. Perché queste due cose vanno insieme, per Franco certo. Nasi, chiaramente insieme. No? Grazie. Beh. Parto dalla prima cosa che hai detto, cioè il riferimento a 1984, che forse è già una risposta in un qualche modo all'altra domanda sulla didattica. Io ho cercato di scrivere un libro, di mettere insieme, diciamo, delle esperienze che ho fatto recentemente, in modo da parlare di una pratica militante della traduzione. Che cosa intendo con questo? Cioè, credo che questo sia il libro più politico che ho scritto in vita mia, anche se forse può non sembrare. In che senso? Ma oggi si fa un gran parlare delle intelligenze artificiali, delle traduzioni che si possono fare col computer, e questo è chiaramente una frontiera che stiamo sfondando, e chiaramente è importante andare in quella direzione e studiare questi aspetti. Tuttavia la traduzione non è che morirà perché poi ci saranno queste macchine di traduzione. La traduzione ha una sua forza perché vive di pensiero critico, no? Che è un po' il sottotitolo anche del libro. Cioè diventa un laboratorio non tanto per imparare un mestiere che magari un domani, chissà, forse sarà sostituito da altre cose, ma per imparare a pensare, per imparare a interpretare, per imparare ad affrontare un testo che può dirci molte più cose di quanto non sembri. E allora questo si collega proprio all'idea della nuova lingua, del New Speak, insomma, di 1984, dove naturalmente c'è il tentativo di ridurre la lingua a un livello denotativo puro, per cui le macchine poi possono intervenire facilmente. È chiaro che se io tolgo tutte le sfumature alla lingua e la costringo ad essere assolutamente univoca, metto a loro agio tutti i possibili software, facilito molto, no, tutte i lavori di rielaborazione computerizzata, ma annichilisco la capacità critica delle persone. Quindi questo a me sembra fondamentale, cioè la traduzione proprio come momento ermeneutico, come ginnastica della mente, come ginnastica del pensiero, al di là del fatto che tu impari a tradurre in un'altra lingua, no? Ma proprio lavorare da un testo a un altro, trasporre da un luogo a un altro, da una cultura all'altra, con tutti i problemi che questo comporta. Quindi 1984 diventava un po' il paradosso, no? Che ho cercato di giocare in questo senso. Allora, la traduzione che cos'è? Appunto, è un laboratorio in cui siamo chiamati a risolvere dei problemi che sono tante volte molto molto aperti. È chiaro che nei testi estremi, come può essere la poesia di McGough che abbiamo letto prima, ma ce ne sono mille, e questi li avevo un pochino analizzati nell'altro libro Traduzioni Estreme, no, in quei testi, ma anche nei testi con degli errori, ci troviamo di fronte a delle non certezze. Siamo messi in crisi, perché io non so che cosa succeda esattamente, non posso definirlo una volta per tutte. Quindi devo entrare dentro quel testo, cercare di dare delle possibili opzioni interpretative. Quindi è chiaro che lì diventa veramente un luogo di crescita in cui si impara e si insegna. Cioè bisogna insegnare, secondo me, a imparare. Beh, questo è ovvio, è banale, no? Ma si può fare solo se il docente sa che lui stesso deve imparare. E allora io ovviamente gli studi più scientifici, diciamo, quantitativi, diciamo così, che si possono applicare ai testi e alle traduzioni, vanno benissimo, sono utilissimi. Però c'è anche quel margine, no, di creatività, di arbitrarietà che le parole sempre hanno, che il tempo dà alle parole, perché le parole vivono nel tempo che si muove, insomma, quindi inevitabilmente dobbiamo avere questa mente attrezzata. Ecco, quindi quello che ho cercato di fare in questo libro è mettere insieme una serie di momenti in cui appunto questa
possibile sollecitazione al pensiero critico e creativo viene fatta. Questo un po', non so se hai risposto. Sì, sì, hai risposto benissimo, mi interessa moltissimo, tra l'altro è molto, sia il, diciamo così, la visione politica di questo testo che in cui mi riconosco, sia anche l'allusione che hai fatto alla, perché il new speak non è così lontano come sembra, no? Oggi ci sono dei corsi aziendali per cui si insegna a scrivere con una sintassi estremamente semplificata, in modo che l'intelligenza artificiale, che ormai è arrivata a dei livelli di capacità traduttiva, sappiamo tutti, insomma, molto raffinata, ma che ha ancora dei gravi problemi con la polisemia, che mi sembra che sia un po' il punto che stavi che interessa a te, diciamo così, non solo qualcosa di estremamente contemporaneo, ma è anche qualcosa che viene venduto e insegnato per l'appunto. Quindi forse c'è anche, forse dovremmo prepararci a una concorrenza del tipo di insegnamento e in qualche modo a difendere l'insegnamento ermeneutico. Andiamo, se ti va, un pochino dentro queste esperienze che perché ne racconti tantissime. Mi piace prima, per affetto naturalmente, ho citato Di Campos, ma tra il secondo e il terzo capitolo, in qualche modo, e fino alla parte che poi arriva sulla collaborazione per l'appunto, si va sempre più verso, vorrei dire, una complessità verticale delle possibilità ermeneutiche, appunto, di interpretazione sbagliata, che diventano occasione invece di nuove interpretazioni. Per esempio, a un certo punto entrano in scena Magrelli e Hofstadter, ovviamente quando parli di acrostici da una parte e dall'altra parte degli indovinelli, evidentemente con quello che loro hanno fatto e che hanno fatto Magrelli come traduttore naturalmente verso l'italiano, e quello che hanno fatto i traduttori di Hofstadter, in particolare nel famoso capitolo del contracrostico. Oddio, qualcuno mi aiuti, tanto qui lo sapete tutti, del suo Dio delle Scerbacche, certo. Non mi veniva il titolo. Però invece ci sono due esperienze che tu racconti, una molto pop, se non ricordo male, che è quella su e che riguardano il collettivo da due punti di vista diversi, appunto, che è quella della ritraduzione, se non sbaglio, perché da una ritraduzione era già stato tradotto del libro, sempre per l'editore Gallucci, del Pecciolo Salmarine, ovviamente, che è un testo che già è plurimo, no? Perché nasce da un disco, quindi una serie di testi cantati, diventa un cartone animato, tu racconti, ma questa storia vorrei appunto che la raccontassi tu, e poi invece la traduzione dell'Atelier dell'errore, dove il collettivo in qualche modo viene catalizzato dalla tua figura di traduttore. Ti vuoi raccontare un pochino meglio queste due esperienze? Sì. E perché hai messo queste due esperienze? In che cosa questi ci sono altri, ci sono diversi elementi sul collettivo, ma queste due mi hanno particolarmente colpito. Perché le hai messe tutte e due in questo libro? Beh, partirei da quella dell'Atelier dell'errore. Tra l'altro ho qualche slide che così vi faccio vedere un po' i disegni di questi ragazzi, perché è un'esperienza veramente bella, che è stata un po' la causa iniziale. No? Stato, perché qualcuno forse non sa esattamente di cosa stiamo parlando. Sì, proprio sì. Ecco, chiedo a Angela appunto di mandare queste immagini. Allora, questo Atelier dell'errore è un laboratorio che è nato già diversi anni fa qui a Reggio Emilia, coordinato da Luca Santiago Mora, che è un artista visivo, e che ha lavorato con un gruppo di adolescenti che avevano, insomma, problemi cognitivi di varia natura, quindi dall'autismo, eccetera. Ragazzi con seri problemi, insomma, ma Luca Santiago Mora è riuscito a galvanizzarli e a farli lavorare su questi animali. Lui aveva dei cataloghi con delle immagini, soprattutto di insetti, e poi faceva lavorare questi ragazzi a disegnare questi insetti. Ora, qualche anno fa è stato pubblicato anche questo Atlante di zoologia profetica, che raccoglie
una serie molto nutrita di saggi di vari personaggi, psicologi, filosofi, poeti, pedagogisti, che parlano di questa esperienza e che raccoglie questi disegni che vengono fatti da questi ragazzi. L'atelier dell'errore si chiama così perché proprio, diciamo, la parola chiave, l'istruzione, il ruolo che viene dato, la regola che viene data agli studenti è che non c'è una regola e che non si può usare, l'unica regola è non si può usare la gomma, bisogna continuare a disegnare. Questa è la copertina del libro, se andiamo avanti vediamo lo stesso ragno, che ha un titolo molto bello, l'immane ragno ferro di Curnasco. Ecco, guardate anche le dimensioni, 3 metri per 2,40, quindi sono delle cose enormi anche, graficamente complicate anche. Andiamo pure avanti alla prossima. Ecco, questa è la catopleba che si nutre delle parti molli dei bambini. Tra l'altro, come vedete, hanno dei titoli molto intriganti, molto belli, e dati dai ragazzi. Anche questo è un quadro, un disegno molto grande. Vedete che ci sono delle aggiunte anche di carte, perché appunto i ragazzi magari dovevano finire la bocca dell'animale, era finita la carta e veniva aggiunto un altro pezzo. Quindi hanno delle forme anche abbastanza particolari e questi ragazzi impiegano mesi per fare questi lavori. C'è un'attenzione, una minuziosità, insomma, nella descrizione, nella definizione di questi animali incredibile. Andiamo pure avanti. Ecco, questo Paolo, attacchista del canile, mangia i mafisti e i poliziotti e i rue. Quindi diventano animali un po' apotropaici, animali che difendono questi ragazzi spesso, no? Quindi rappresentano bene anche tutte le loro pulsioni interiori. Insomma, il discorso è molto complesso. Cosa c'entra questo con il nostro libro? Questi ragazzi sono ospitati adesso dalla collezione Maramotti qui a Reggio Emilia, che ha messo a disposizione un laboratorio nel quale loro si trovano una volta alla settimana, fanno questi disegni. Quando c'è stata la Expo a Milano, hanno deciso di fare una mostra di questi animali quindi è stata allestita questa mostra e c'era il problema di tradurre i titoli. Questi titoli erano stati dati da un gruppo di ragazzi che appunto hanno il compito di nominare, di dare un titolo, di dare un nome a questi quadri. Quindi Luca Santiago Mora mi ha chiesto di dargli una mano a tradurre in inglese queste cose. Ecco, di fronte attacchista del canile, mangi i mafisti e poliziotti e rurue, ecco che io mi sono trovato di fronte al problema dell'errore, cioè cosa vuol dire mafisti. Poi se andiamo avanti, vedrete altri titoli. Vendicatore di notte che divorisce dei compagni di classe, io mi avvicino e loro si allontanano e dicono che puzzo. Questo è un capolavoro, no? Un capolavoro di espressività che noi capiamo subito quanto è potente, quanto c'è dietro questa frase, no? Un divorisce. Però come cavolo faccio a tradurre divorisce in una lingua inglese, no? È un errore, ma è un errore parlante, è un errore che canta, no? Ecco, e andiamo pure avanti con altre immagini velocemente. La Fenice che di notte castiga Davide che picchia i bambini. Il sommo vendicativo, Medusa Drago, pallina in testa. Vai pure avanti velocemente, così forse abbiamo finito. Ecco, Torino Ceronte che travolge l'autostrada. Torino Ceronte, quindi dei neologismi. Poi, seguendo, credo, forse indirettamente anche il modello della scuola qui di Reggio Emilia, di Malaguzzi, i bambini oltre a disegnare, questi ragazzi oltre a disegnare, scrivevano anche le storie all'interno del disegno. Quindi c'erano delle specie di didascalie che raccontavano la storia. E anche queste, vedete, il re della morte è grande, 6 milioni, eccetera. Re non è Reggio Emilia, va bene. Ha una furia che esplode nelle sue unghie a punta paralera, che sono nacchere, squarcianti e squarciano la carne. Ecco, questi sono errori che se noi trovassimo appunto nell'Ulisse di Joyce, gioiremmo appunto trovandoli qui e diremmo un grande capolavoro letterario e ci lavoreremmo sopra come hanno fatto Pedone e Terrinoni, o infine Gaswake. Qui invece siamo un po' disarmati, che traduzione facciamo? Cosa mi dicono questi errori? Quindi sono partito da questo e c'era una committenza, diciamo, tra amici ovviamente. E poi con l'aiuto appunto di Mark Silver e di Tom Sampson, che mi hanno dato una mano proprio per vedere se
queste possibili traduzioni funzionavano, abbiamo cercato di ricostruire in maniera molto artigianale una qualche tipo di espressività utilizzando questi errori. Quindi anche quella poi di fatto è stata un'esperienza collaborativa, insomma, quindi insieme appunto a questi amici e compagni di traduzione, diciamo. Quindi questo è stato, grazie, il primo esempio. Ecco, vediamo ancora alcuni altri, perché sono veramente molto belli. Ecco, torna indietro un attimo, quella prima, se puoi. Quella prima. Lo squalatore sessuale che si bacia le ferite. Lo squalatore sessuale, cioè, che è bellissima come definizione, e capite bene che appunto è un neologismo, e lì bisognava insomma essere un pochino creativi. Questa è stata l'esperienza iniziale. È ovvio che le traduzioni sono tutte legittime e tutte sbagliate, perché poi uno gioca un po' con qualche riferimento e cerca di far quadrare il cerchio come può, appunto, uscendo naturalmente dalla parola d'ordine che tante volte abbiamo, che è appunto meaning first, no? Meaning first. Qua c'era una poeticità che andava mantenuta in un qualche modo. Ecco, l'altro esempio invece è quello appunto Yellow Submarine, che è stato un altro piccolo gioco molto divertente, devo dire, perché questo libro presentava un tipo di problema strano, stranissimo, cioè la storia di Yellow Submarine credo che la conoscano tutti quelli che sono presenti, cioè la storia di questo paese dove regna la felicità, dove tutti suonano e ci sono tanti colori, che ha 80 miglia sotto il mare. Poi a un certo punto arrivano questi blue minis, questi cattivoni blu, che con delle macchine da guerra congelano tutti gli abitanti e riducono tutti i colori a un triste grigio. E scappa questo Fred con il sottomarino, chiede aiuto a chi può, va in giro per il mondo, insomma, a cercare qualcuno che gli aiuti, arriva a Liverpool e vede Ringo Starr. E forse nella diapositiva seguente ho messo... vediamo. Ecco, qua, perfetto, questo è l'interno del libro, quindi un picture book da leggere ai bambini. Cosa succede qui? Dice, Captain Fred Hammer on the door. Help, I really need somebody, help. Ecco, è chiaro che, thanks, we don't need any, said Ringo, come se Captain Fred stesse vendendo qualcosa. E lui poi dice, H for hurry, eccetera, eccetera. Poi dice, love me do, and please, please, please help me, pleaded Fred. Quindi a questo punto è chiaro che per chiunque abbia un minimo di conoscenza della musica dei Beatles, qui ci sono delle canzoni, no? Ci sono delle canzoni che però se io traduco smarrisco. Se io dico help me, capisco subito che è una canzone. E poi va avanti, andiamo avanti un'altra slide. Ringo convince i suoi amici ad andare ad aiutare questa isola sotterranea contro i Blue Minis George chiede agli altri quando arrivano al sottomarino, do we need a ticket to ride only if you're taking the mystery tour? Cioè questi sono quelli che noi tecnicamente chiamiamo così riferimenti intertestuali, ma con l'aggravante che qui noi li conosciamo già in inglese, quindi tradurli in italiano sarebbe stato assurdo perché avremmo perso questa cosa. Ecco, questo è un esempio solo di un... Ecco, la soluzione poi è venuta in questo modo. C'era quest'altro piccolo gioco. In Hope Street, Ringo felt hopeless, banale gioco di parole. E quindi a questo punto io ho tradotto, adesso non mi ricordo come l'ho tradotto, ma ecco qua, in via della speranza, che là chiamavano Hope Street, Ringo non sperava più. Cioè ho inserito la figura del traduttore in maniera del tutto arbitraria dentro al testo. Ho mantenuto Hope Street, perché non avrei potuto tradurla via della speranza, ma ho comunque fatto il gioco. A quel punto è stato tutto più semplice, no? Ho potuto dire il testo in inglese e il testo in italiano, mantenendo l'alterità culturale, diciamo, del prodotto iniziale. Ecco, questo è un altro tipo di gioco, diciamo così, di traduzione un po' estrema che ho fatto, insomma, con questo piccolo... esempio. Non si sente?
Grazie Angela, scusate, avevo spento. In un colpo solo, con due esempi, hai buttato all'aria l'invisibilità del traduttore e contemporaneamente la convention of disbelief, perché ci metti le due lingue tutte e due insieme e ce ne andiamo tutti a ramengo. E questo è un bene. Perché? Beh, in questo caso, intanto, ogni libro ha il suo problema, no? È un testo unico. Questo era già un testo multimediale in un qualche modo, perché io quando leggo questo testo canto le canzoni dei Beatles. Cioè io immagino un genitore che legge questa pagina e se è un genitore bravo, a quando arriva Help Me dovrebbe cantargliela in un qualche modo, perché il libro canta, no? Quindi questo era assolutamente da preservare. Per l'invisibilità del traduttore, ma non è un problema, non credo che sia un problema. Il traduttore c'è sempre, fa finta di essere invisibile, ma il traduttore c'è, come se c'è? C'è nella scelta dei sinonimi che usiamo, c'è se mettiamo la virgola o non la mettiamo, insomma. Dobbiamo essere, no, come dicevo, sì, no, dobbiamo essere leali. D'accordo, però diciamo che sono punti se non sono problematici, potrebbero essere problematizzati, mettiamola così, e io sono contento che tu in qualche modo invece ti rifiuti di farlo, perché anche dire di no a volte significa, per esempio, scoprire che dietro un testo ci sono molte più cose di quelle che immaginiamo, e alcune, così come ce le mette il lettore, ce le possiamo mettere anche noi. Adesso io so che manca poco tempo e vorrei lasciare abbastanza tempo a chi vuole fare domande, perché mi sembra una cosa importante, ma un'ultima, se Fiorani me lo concede, vorrei fartela, perché c'è un congedo che mi è particolarmente caro, in cui ci sono due nomi speciali per l'Italia: uno è Leopardi e l'altro è Rodari. Quello che abbia a che fare Rodari con l'errore non dobbiamo dirlo, naturalmente è stato se non il primo, sicuramente quello che con più insistenza e con più militanza politica, credo che si possa decisamente dire nel suo caso, ci ha ricordato. Ma Malaguzzi, prima dicevi, non c'è solo Rodari, naturalmente è stata una stagione straordinaria sotto tantissimi punti di vista, ci ha ricordato appunto come l'errore non sia mai qualcosa da correggere, ma sempre qualcosa di cui approfittare. E poi c'è un Leopardi giocato insieme a, diciamo così, con l'aiuto del tuo amico Stefano Baldezzaghi, in qualche modo, che si presta a diventare molte altre cose. Allora la domanda è, per me di nuovo rodare l'infanzia, non mi va di dire che Leopardi l'infanzia, perché sarebbe riduttivo, anche se potremmo dire forse che l'adolescenza, però insomma mi sembra ancora troppo poco per lui. Perché l'hai messo insieme e perché l'hai messo insieme alla fine, e perché, che cosa ha significato per te distruggere un nome come quello di Leopardi, che a proposito di intertestualità è qualcosa di enorme per noi italiani, sopra forse c'è solo Dante, alla fine di questo libro, far vedere che cosa si può ottenere in più dalla riduzione di quello che ci sembra troppo grande per essere toccato, o c'erano altri scopi? Flavio, quando ha introdotto la cosa, il libro ha parlato di l'ultima fatica, io direi l'ultimo piacere. Io mi sono divertito a scrivere questo libro come mi sono divertito a scrivere questi due ultimi pezzi. Uno, perché Leopardi, proprio il nome Giacomo Leopardi, si presta a tantissimi anagrammi, e quindi ho cercato di giocare con questi anagrammi. Appunto, Giacomo Leopardi o magico di parole, oppure Leopardi Giacomo di parole magico, o di parole magico è l'anagramma di Leopardi Giacomo. Ecco, io di fronte a queste cose rimango affascinato, dico, ma porca miseria, uno c'ha dentro il proprio nome e cognome, no? La sua peculiarità, la sua caratteristica. Poi anche Saussure era rimasto affascinato da questa cosa, tant'è che l'ultimo libro che voleva scrivere era proprio sugli anagrammi, il senso degli anagrammi. Che senso abbiano, non lo so, forse non ha senso niente, ma è bello però pensare che dentro Giacomo Leopardi ci siano queste cose, parole o di parole magico. Ecco quello che... E l'altro invece su Rodari... era un piccolo sassolino nella scarpa che avevo da 15 anni, insomma,
che era questa persona, insomma, che ne sa tantissimo di tante cose, e che però un giorno mi ha detto: ah, ma sì, Giacomo Rodari, bravo, grande, in Russia è amatissimo, al punto che è tradotto, e le sue poesie sono state tradotte proprio bene, mantenendo la rima, perché mantenendo la rima e la metrica giusta, perché in italiano Rodari ogni tanto si sbaglia, no? Non fa proprio quelle belle, invece in russo l'hanno messa a posto. E io quella cosa lì ho detto: ma questo è proprio molto comico, dico, questo è pazzesco. E quindi ero questo sassolino che mi portavo nella scarpa da un po' di tempo, ho detto: beh, qua mi diverto un po'. E prendiamo in giro un po' quelli che pensano che il mondo viva senza errori o possa vivere senza errori. Grazie a Dio c'è l'errore, come dice appunto Giorello nel suo libro che è uscito da poco per Il Mulino, insomma, grazie a Dio che c'è l'errore, e l'errore ci fa andare avanti, insomma, questo era un po' il senso, e ci fa essere umani e non macchine come quelle, appunto, le Digital Dishumanities non è una critica né ai corpora, né ci mancherebbe, è una critica al, diciamo, al torpore che può, no? Annichilire la nostra mente pensante, che forse è l'unica cosa che abbiamo. Bene, bene, vi ringrazio. Approfitterei appunto a questo punto, io darei la parola ai presenti. C'è già una prima domanda in chat e ci ricolleghiamo subito alla questione dell'errore. Una domanda di Elisabetta Menetti che ti chiede una domanda buffa: avrei preferenza di no, è un errore? No, il grande Gianni Celati si è messo alla prova, insomma, con questo I prefer not to qua, poi mettendosi in competizione con il professor Massimo Vacigalupo, che era tra i presenti, se non ci ha abbandonato ancora, che è stato molto critico su questa traduzione. A cui chiederei di intervenire, magari, forse. Ah, se vuole, volentieri. Certamente è una scelta che Gianni Celati ha fatto. Per quello che so, che sono riuscito a capire parlando con Cavazzoni ed altre persone, questa frase che traduce, no, l'espressione di Bartleby, lo scrivano, I prefer not to, non era presente nella prima traduzione che Celati ha fatto e usato con gli studenti nel suo corso al DAMS a metà degli anni 80 a Bologna, e non c'era, era preferirei di no. E poi è stata introdotta proprio nella fase delle bozze finali. E da quanto mi diceva Cavazzoni, anche, insomma, alcuni amici l'avrebbero sconsigliato, ma lui poi era andato per la sua strada. Quindi questo è quello che so su questo aneddoto. Grazie Franco. C'è una domanda di Giacomo Scarpelli, del nostro collega, che ti chiede: i cattivi in Yellow Submarine nel film erano tradotti come, erano definiti i biechi blu, e tu sì, come li hai chiamati? Li ho lasciati biechi blu, quelli li ho lasciati così perché li conoscevo anch'io così. Devo dire che non ricordavo il film, l'avevo visto tanti anni fa e non ho fatto proprio un lavoro di indagine filologica importante, tant'è che poi ho cambiato alcuni nomi delle macchine da guerra. Adesso ho preparato il libro qua, ve ne leggo alcuni perché sono dei nomi bellissimi. Però ecco, c'erano questi altri... adesso non ho qui il testo in inglese, però per cui non mi ricordo, però c'era il bulldog quadricefalo, il guanto volante, i turchi azzannatori e i fuori di mela. Questi fuori di mela, che sono poi bellissimi, non so se si riesce a vedere, ma questa immagine, sono questi giganti che portano le mele in mano come macchine da guerra. Ecco, e nella versione del film invece era tradotto in un modo completamente diverso. E poi un famoso, adesso Zanetti si chiama, che è un critico dei Beatles, ha scritto dei libri così, poi mi ha contattato e mi ha sgridato perché mi ha detto che avevo cambiato il nome di questa macchina da guerra, però a me piaceva questi fuori di mela, mi piaceva come soluzione. Però questo appunto fa parte del rigore filologico che non deve mancare in operazioni del genere. Cioè quando si traduce un testo che ormai si è consolidato, il traduttore dovrebbe stare molto attento a fare delle varianti, insomma, se appunto la montagna magica, la montagna incantata, ne possiamo discutere all'infinito, però è bene poi che le scelte vengano fatte in maniera consapevole, come la Colorni sicuramente ha fatto, ma voglio dire in tante altre situazioni bisognerebbe stare attenti a queste cose. Poi le scelte vanno... Io in questo caso l'ho fatto senza pensarci ed è stato forse un errore, insomma. Massimo, hai il microfono acceso? Vuoi intervenire? Hai voglia? Ah, grazie, ma no, vi saluto solo. Non mi pare che ci sia poi tanta
tanto da discutere, una sola cosa di Celati. Evidentemente lui mi piaceva questa alleggerire ancora, no? Mi pare che non è ancora nell'errore di voler fare qualcosa di diverso, tanto per fare qualcosa di diverso, no? Che è un po' quella, potrebbe essere, no? Un po' un vizio, no? Invece è proprio semplicemente una sua invenzione, che va benissimo, ovviamente. Perché poi noi sappiamo tutti che cos'è Bartleby, però la maggior parte delle persone che conoscono non hanno la minima idea di che sia un racconto, che cosa sia, per cui non sono poi frasi entrate così. Siamo sempre un gruppo di poche persone che parlano di queste cose. Per cui così più o meno. E no, l'altro problema forse che si potrebbe, una domanda che si potrebbe fare, visto che si è parlato di Orwell, è un po' il legame, dopo tutto, questo che è stato detto, no, da Petruccioli, che è la questione dei diritti, per cui adesso, no, tutti traducono Orwell. E allora lì veramente si può porre un po' il problema. Ci volevano, non so, 4, 5, 9 traduzioni. È chiaro che poi i traduttori lavorano, è un loro lavoro, e devono anche campare, no? Però è chiaro che c'è un po' di inflazione, no? Che come adesso forse anche un po' con l'Ulisse di Joyce, che viene tradotto e ritradotto. Ho ricevuto ancora recentemente, mi pare, una traduzione di un signore che diceva di averci dedicato decenni. Però non so se questo sia un tema da affrontare, ma non ha in realtà, per fortuna, a che fare con... non è trattato, no? Perché poi in fondo l'errore di cui parla Franco non è l'errore, è l'errore, è semplicemente quel discorso che poi fa molto bene Parks nel suo libro, che io ho sempre molto apprezzato, quello tradurre in italiano, tradotto come tradurre l'inglese, cioè che lo stile di un autore si qualifica proprio perché contiene degli errori, quello che può sembrare un errore, perché lo stile, un autore scrive in una maniera che è diversa e dunque leggermente sforzata rispetto a come parliamo noi normalmente, no? E, per cui è questo il tema del libro, per cui non è quell'altro tema noioso, banale, no? In cui tutti incorriamo, no? del fatto che tutti facciamo delle sviste, scriviamo fischi per fiaschi, no? E questo però è il tema che lui non affronta. Lui affronta proprio il tema, così fa altre, che è questo, no? L'anomalia stilistica di un testo forte, che è il testo letterario, e dunque questa anomalia, come cosa si fa per renderla, no? E su questo appunto Parks è stato magistrale nello spiegarci come si sono tentate traduzioni che appiattiscono di grandi scrittori, no? E che mancano proprio questa caratteristica, perché il traduttore non si è forse non ha avuto sufficiente coraggio, ma poi è difficilissimo ovviamente tradurre in una lingua d'autore, perché si corre poi ancora altri rischi ovviamente. Ecco, questo è un po' il tema, mi pare, che viene sfiorato da questo libro così vivace, no? Di Franco Nasi. Grazie professore. C'è una domanda di Miriam, una curiosità: ci sono stati casi nei quali l'errore di traduzione sia stato motivato da un refuso nel testo originale, poi consolidato nel tempo come testo definitivo? Beh, la storia degli errori, sì, in traduzione è poi raccontata anche in un libro molto curioso, che cito, adesso non mi ricordo, 101 errori di traduzione, cioè sono state delle sviste, diciamo degli errori che poi si sono consolidati del tempo, e a volte erano proprio dovuti semplicemente a delle trascrizioni sbagliate, dalla mela di Adamo ed Eva in poi, insomma, quindi gli esempi sono tantissimi, insomma, sì, certamente. Bene. Sì. E Sonia Barbieri ti chiede: che cosa pensa il professor Nasi della posizione di Lawrence Venuti riguardo alla possibilità espressiva del traduttore? Venuti sostiene che il traduttore, in quanto non gli è possibile rimanere invisibile, abbia la facoltà di piegare il testo ai suoi obiettivi. Non so se Venuti dica proprio così. Uno può anche non essere d'accordo con Venuti, però non credo che sia proprio così. La posizione di Venuti, insomma, è chiaro che il traduttore, come abbiamo detto prima,
compie un'operazione e necessariamente tradisce, questo è evidente nelle cose, cioè deve portare il testo, deve addomesticare il testo in un qualche modo, deve portarlo a casa e non può fare altrimenti, sennò non farebbe una traduzione. Quindi in questo passaggio evidentemente muoverà il testo in una certa direzione e in un'altra. L'importante è che sia cosciente di quello che fa e che lo faccia poi, a seconda delle situazioni traduttive, del progetto traduttivo, lo faccia con consapevolezza. Ecco, mi pare che questo sia il punto centrale, insomma. Tornando a quanto diceva il professor Bacigalupo, Massimo Bacigalupo, senz'altro, io qui ho giocato con testi più, diciamo, ingenui da una parte, più giocosi e più semplici, però il sottotesto è quello, cioè che è esattamente quello che diceva Tim Parks, insomma, cioè la letteratura si caratterizza proprio per questo aspetto, per la capacità di rompere un po', no? Quelle che sono le convenzioni, a volte lo fa in maniera più esplicita, a volte lo fa in maniera meno accentuata, però tentando nuove vie, cercando di muovere la lingua, di creare qualche cortocircuito che non ci aspettiamo. E quindi il traduttore evidentemente ha a che fare con questo tipo di lingua e appunto i traduttori automatici così fanno un po' fatica a cogliere queste sfumature, secondo me, e soprattutto fanno un po' fatica a cogliere il ritmo all'interno del quale queste sfumature creano appunto un'unità nuova, insomma una totalità nuova, che è quella del testo. Qui ci vuole un po' di orecchio, un po' di umiltà, molta umiltà, e cercare di lavorare un po' artigianalmente. Però di nuovo, ripeto, a me sembra, cioè il punto centrale di questo, quello che ho cercato di dire è proprio questo, cioè la capacità, la traduzione come un momento di riflessione critica, un laboratorio per pensare. E questo io vedo che funziona moltissimo anche con gli studenti. C'è un altro esempio che ho fatto nel libro, che riguarda sempre un picture book, quindi un libro per bambini, questa sì che è stata un'operazione collaborativa, e la racconto in un minuto, questo è un libretto che è uscito, che si chiama Era Nocchietto, uscito da Lucci, è un libro in cui ci sono delle rane, una rana che si siede, un frog che si siede su un log, che dovrebbe sedersi su un dog, sono tutti gli animali che si devono sedere su degli oggetti che rimano con l'animale. Gallucci mi aveva commissionato questa traduzione e io non avevo idea di come risolverla. L'ho data in pasto al laboratorio di traduzioni dei nostri studenti del terzo anno di lingue, hanno lavorato insieme, collaborativamente, ed sono uscite soluzioni per me inaspettate. E il libro poi alla fine è stato pubblicato come lavoro collaborativo. Ecco, quindi, e quello, il lavorare insieme agli altri, è un momento formativo. Il lavorare sulla creatività, consapevoli dei vincoli. E questo è un elemento di rigore, no? Quindi un rigore creativo, importante, collaborativo. Questo lo può fare la traduzione. Quindi per me questo è importante. Grazie Franco. Io approfitterei dell'occasione di avere tra i nostri ospiti Tim Parks, che è stato citato più volte. Lo inviterei a intervenire, se gli è gradito. Puoi riattivare l'audio, Tim. È un traduttore invisibile, non lo vedo. Deve farlo lui, non posso farlo. Non riesce a entrare. Deve attivare. Oh, no, okay. Yeah, ok. Ok, oh, ok, that's it, right. Yes, I was pressing the button, but for some reason it wasn't working. I don't know what was happening there. What can I say? I'm obviously flattered to be quoted like this. I'm very much amused by. No, forse dovrei parlare in italiano qua, non so. No, non ci stavo pensando a quale lingua stavo parlando. Mi piace moltissimo l'approccio di Franco in questo libro, mi sono divertito. Ovviamente Franco specializza in traduzioni ben diverse dal tipo di traduzione che ho fatto io, in una traduzione tipo quello di Magoff o del Yellow Submarine,
uno è semplicemente costretto a lanciarsi, come dice giustamente Franco, e ogni questione di visibilità o non del traduttore scompare, perché sarà evidente a tutti che questo testo non è il risultato di, diciamo, una trascrizione di un originale. Evidentemente ben diverso è la situazione lì della traduzione di Preferisco di I Prefer Not To, dove sappiamo benissimo che quello che è curioso di Bartleby è che è assolutamente grigio, è assolutamente senza nessuna particolarità, e si rifiuta di spiegarsi. E lì ovviamente un traduttore intelligente, secondo me, rimarrebbe con una cosa più piatta e banale nell'italiano, appunto come l'inglese. Secondo me molto il senso comune, se esiste, è molto utile nella traduzione, cioè un senso di come funziona questo testo e un desiderio di farlo funzionare nello stesso modo. Il problema con la famosa visibilità della traduzione è proprio il problema che viene accennato da Sonia, se c'è un'agenda dietro il modo di tradurre. Questo ho visto moltissimo quando ho analizzato traduzioni di Machiavelli o anche traduzioni di Virginia Woolf, dove c'è un desiderio di far parlare l'originale in un certo modo, perché io ho concepito l'originale in questo modo, anche quando evidentemente per chi torna all'originale non parlo così. Io trovo questo molto, molto difficile, e effettivamente sono d'accordo con Sonia, che è venuti chiaramente, soprattutto nei suoi primi testi, parlava di seguire un'agenda politica per portare la traduzione a sovvertire la lingua originale in un modo politicamente di una certa direzione, e questo ho sempre trovato un po' difficile in venuti. Però, a parte questo, non avevo intenzione di parlare stasera, ma solo di godere. Sapevo che Franco avrebbe tirato fuori degli esempi divertenti. Mi sono piaciuti moltissimi i disegni dei bambini, moltissimo anche i loro titoli, difficilissimo dare il senso insieme dell'ansia, della gioia, della frenesia dello sbaglio, e credo che Franco ha fatto molto bene. Grazie a Massimo per i suoi complimenti, ovviamente sono molto lusingato. Grazie. Grazie Tim Parks. Ci sono ancora delle domande? Vi preghiamo di mettere in chat anche semplicemente la vostra richiesta di poter intervenire. Siamo qui per ascoltarvi. Abbiamo la possibilità ancora, direi abbiamo ancora 5 minuti per discutere. Io forse ne posso solo approfittare per chiedere a Franco un'informazione. Ma perché il titolo, allora, visto che per te i titoli sono così importanti, ma forse in questo caso è più importante il sottotitolo del titolo, invece era così importante un titolo come La malinconia del traduttore? Perché quello è un vero titolo. Tradurre l'errore, no? Anche quello. Ma a me piace di più La malinconia del traduttore. Ma io investo molto sui titoli. Trovo il titolo e dico, beh, basta. Quando c'è il titolo, il libro è già scritto. Traduzioni estreme, avrei finito lì, piaceva il titolo. No, Malinconia del traduttore, era un raccontino, in verità, che poi ha dato il titolo a tutta la raccolta di questi piccoli saggetti, insomma, narrativi. Ed era partito da una riflessione, appunto, che mi era capitata di fare sul colore blu. Cioè, quando ero negli Stati Uniti, poi mi è capitato realmente questa cosa, cioè che mi ritornava sempre fuori questo blue hour, quando non si potevano vendere gli alcolici, ad esempio, al Blue County, una regione, una contea in cui non si vendono i liquori, eccetera. E questo blu tornava sempre fuori nel linguaggio, ci sono tantissime espressioni. Poi c'è un libro di Gass che è appunto tutto dedicato all'interpretazione del colore blu.
e un amico mi aveva chiesto se secondo me si poteva tradurre. Quindi avevo letto questo pamphlet filosofico sul colore blu e avevo pensato che fosse intraducibile, perché poi in italiano usiamo tanti altri colori. E quindi mi era venuto un po' di tristezza, perché era un libro bello che avrei voluto tradurre. E così ho cominciato a pensare un po' a questo blu, e il blu è poi collegato naturalmente a questo sentimento che ha a che fare con la musica del blues, no? Quindi questa mancanza, tutto sommato. E anche lì, insomma, c'è questo gioco, un po' di questo piccolo viaggio all'interno del colore blu, che porta alla malinconia di questi schiavi afroamericani che provano a suonare le loro canzoni, le loro melodie, la loro musicalità, che si basa su strumenti che hanno un'altra struttura musicale, su degli strumenti invece occidentali. Quindi questa impossibilità di trovare la nota, no? Quindi quando si suona un blues, quando si suona il jazz, ci sono delle note che sono dissonanti per il nostro orecchio occidentale, no? E per cui, non so, se si fa un accordo di do maggiore, c'è quella nota, quel mi bemolle, tra il mi bemolle e il mi, che non c'è nel pianoforte, non c'è nella tastiera, e che però i suonatori di blues fanno, quella blue notes, che ti dà questo senso di sospensione. Ecco, e questa è stata l'idea un po' della malinconia del traduttore, cioè questa impossibilità di suonare quella melodia su uno strumento che è diverso, no? Cosa molto banale, quando traduciamo dobbiamo far cantare un testo in un'altra lingua che magari offre delle strutture proprio diverse. Quindi è nato così questo titolo, da questo, diciamo, piccolo viaggio sulla parola blu dal punto di vista linguistico e musicale, e poi è arrivato a quel sentimento che tu hai, cioè finito di tradurre un libro, dice vabbè, sono contento, funziona, però capisci che hai fatto un blues. Ecco, hai fatto una cosa che non completa, però è quella cosa lì e va bene così. Grazie, grazie. Beh, possiamo anche ricordare che una delle etichette di jazz più note nel mondo è Blue Note, o lo è stata? Certo, proprio quindi, da questo. Bene, mi sembra che se non ci sono altre domande noi possiamo concludere qui. Ecco, Lorenzo Amadei chiedeva se c'è già una versione ebook del tuo libro. Direi di sì, su Quodlibet la danno, sul catalogo di Quodlibet c'è. Si trova sul sito della casa editrice che ha pubblicato il libro. Benissimo, bene. Bene, mille grazie a tutti, mille grazie in primo luogo naturalmente a Daniele Petruccioli, che ha accolto il nostro invito a partecipare e a dialogare con Franco Nasi. Mille grazie a tutti i partecipanti, a tutti coloro che hanno voluto non solo assistere ma anche intervenire, ci ha fatto enormemente piacere. Io fin d'ora vi darei appuntamento al nostro prossimo aperitivo rimediato, nel quale parleremo del libro di Angela Albanese, che è qui con noi oggi. L'aperitivo rimediato è il quinto aperitivo rimediato, è previsto per dunque esattamente il 28 maggio alle ore 18, sempre su questi schermi. Quindi vi ringrazio ancora e speriamo di rivedervi presto. Mille grazie a tutti. Buona serata. Grazie. Grazie a tutti.